Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un negozio di informatica da molti anni a Siracusa, dal 1999, e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. In queste dirette amo parlare di argomenti che riguardano la collettività, molti degli argomenti di cui tratto mi vengono appunto suggeriti dai nostri concittadini e a volte poi traggo spunto ma anche da mie esperienze personali, che poi alla fine sono le esperienze personali di tutti. Ieri a pausa pranzo ho dovuto fare un viaggetto, diciamo, fuori città, e mi è capitato di passare intorno alle 13 davanti al cimitero. Tra l'altro poi sono entrato anche al cimitero per fare un sopralluogo per rendermi conto della reale situazione, ma tra poco ne parleremo, e poi via, sono andato verso fuori città. Sono stato un'oretta fuori, sono rientrato intorno alle 15 e quando sono rientrato mi sono accorto dell'incidente che è successo davanti all'ingresso principale, laddove c'è il semaforo, e poi mezz'oretta dopo dal tantam ho appreso della notizia che purtroppo una persona è venuta a mancare a causa dell'incidente. Io purtroppo, come dire, vi invito sempre tutti a prestare massima attenzione, siamo in tanti, tutti abbiamo premura, purtroppo, e poi succedono i drammi. Tra l'altro là c'è un semaforo per cui ed era attivo, lo posso confermare, perché ci sono appunto passato un'oretta prima. Bisogna prestare massima attenzione, che a volte noi siamo convinti di essere delle super persone, ma purtroppo poi gli impatti possono essere devastanti e, come è successo ieri, fatali. Per cui prego sempre di prestare massima attenzione e sperare che vada sempre bene. Ma mi riaggancio prima però a un altro discorso, alle rotatorie presenti adesso su Piazza Euripide. In che senso le rotatorie a Piazza Euripide? Io ho una strana sensazione, la sensazione è che la rotatoria che è presente su via Armando Diaz, ovvero la rotatoria che è davanti al Corbino, sia una rotatoria molto presente, molto pericolosa, perché ho notato, percorrendo quella strada spesso a piedi, che transitando sulle strisce pedonali, quelle famose che sono sempre messe lì davanti a Corbino per attraversare e andare verso i Marina Retti, in direzione Marina Retti, diciamo così, chi viene dalla rotatoria prende quelle chicane come se fossero delle piste di Formula 1 ed è davvero molto pericoloso. Io spero che non succeda mai nulla di grave, però bisogna prestare massima attenzione e sinceramente secondo me bisognerebbe forse aumentare di più la segnaletica orizzontale e verticale per cercare di far rallentare, ripeto, da chi viene specialmente da via Armando Diaz, perché imbocca quella rotatoria con una aggressività, ecco, passo questo termine, secondo me anche eccessiva. Tra l'altro il rettilineo spinge ad accelerare e purtroppo non ci si rende conto che poi i metri per eventualmente frenare sono davvero una decina di metri, per cui vedrò un attimino come riuscire a fare una campagna di sensibilizzazione e vedere come riuscire appunto a far rallentare il traffico. Quella rotatoria, secondo me, con questa sensazione è troppo pericolosa. Vabbè, ritornando al discorso del cimitero, ieri vi dicevo, ieri mattina, allora partiamo dall'oggetto. Ieri mattina ho, diciamo, lanciato un'iniziativa per parlare nuovamente di cimitero, di sua diciamo manutenzione, di progetti atti a riqualificarlo, di progetti atti a ridare un utilizzo tranquillo da parte dei nostri concittadini.
Sono davvero contento che davvero è l'argomento che ha appassionato ieri durante la giornata tantissimo, altro che evento Dolce & Gabbana. Ieri ho ricevuto una tempesta di messaggi inerenti appunto la situazione del cimitero di Siracusa. Devo dire, tantissime segnalazioni, non solo dalla manutenzione, ma anche dai trasporti. Tanti mi hanno fatto notare che di fatto non ci sono più nessun tipo di trasporto, forse, ma non credo anche all'interno non c'è più neanche il pulmino, ma comunque sia. Mi è arrivato un sacco di materiale ieri, adesso potete continuare sempre a mandare tutto, anche da un punto di vista di contributi audio, video, foto, mandate tutto quello che avete. Noi adesso faremo una sorta di tavolo di discussione, un tavolo tecnico di discussione dove ci saranno anche dei professionisti, delle aziende interessate, e da lì faremo poi far partire dei sottotavoli, ecco, io li voglio chiamare così, dei sottotavoli tecnici dove si parlerà sicuramente di riqualificazione da un punto di vista edilizio. Riqualificazione da un punto di vista anche, diciamo, del decoro urbano, e infine ci sarà un tavolo tecnico che è quello che poi prettamente mi occuperò io, che sarà un tavolo tecnico, diciamo, dell'usufruire al meglio appunto del cimitero di Siracusa. Da ogni punto di vista, comunque, sicuramente saranno queste le tre linee guida per cui porteremo avanti quantomeno un progetto più altre due linee di azione, dove praticamente poi chiederemo l'intervento della politica che dovrà in qualche modo trovare delle soluzioni. Ieri mi ha colpito una cosa: c'è stato proprio un paio di commenti da parte dei cittadini che mi hanno segnalato come il servizio bus che viene utilizzato in città per trasportare le persone dall'ingresso, diciamo, dove c'è il mercato ittico, dove tecnicamente si parcheggia e poi con il servizio navetta vai in ortice, fai il periplo e torna, sia anche eccessivo rispetto all'utilizzo che ne fanno i nostri concittadini. Io in realtà, vi dicevo l'altro ieri sera, sono stato in ortice per impegni lavorativi, non posso dire altro, e ho visto questi due pullman che mi aspettavo erano i vecchi autobus dell'asta, invece sono i Gran Turismo che utilizzano le aziende per trasportare persone quando partono in gita, ma erano vuoti effettivamente. E qualcuno mi ha detto: ma non si potrebbero spostare per realizzare 3, 4, 5 corse al giorno per il cimitero? E io a queste persone ho risposto che sembra volontà politica, sicuramente è stato preparato un progetto insieme a queste aziende. Effettivamente lascia perplessi, eppure le persone in ortice ci vanno, i turisti ci vanno, ma tutti questi autobus mi dicono che sono sovradimensionati. Poi io sinceramente vado in ortice pochissimo, perché tranne per impegni lavorativi, sicuramente quando vado a passeggio nel mio tempo libero evito l'ortice, preferisco andare oltre. Troppo caotico, io preferisco altri tipi di metodo. Non lo so, effettivamente il discorso degli autobus, qualche navetta, qualche autobus si potrebbe spostare per realizzare dei collegamenti con il cimitero, che mancano. Ovviamente bisogna partire da un presupposto che l'età generalmente media delle persone che visitano i nostri cari è molto elevata. Spesso si tratta di persone non autonome, pardon, non automunite, o comunque che preferiscono non prendere l'auto, anche perché poi c'è anche il problema del parcheggio, perché mi dicono che i posti per quanto riguarda il parcheggio, specialmente nel lato di ingresso con l'Nord, non è facilissimo, e spesso capita che persone anziane magari hanno qualche problema nel parcheggiare. Vabbè, e quindi si potrebbero realizzare dei servizi di collegamento autobus che mancano. Vabbè, poi c'è tutta una serie di altri discorsi ieri sul cimitero, e mi è piaciuto molto anche un paio di commenti tecnici su come acquisire fondi per riqualificarlo.
Io da là poi a questi commenti tecnici ho risposto, ma se così è, perché in questa legislatura, nella passata legislatura, non si è fatto nulla? Comunque approfondiremo anche queste discussioni, anche perché adesso mi è stato promesso che mi verrà inviato tutta una serie di documentazioni, e poi io ho invitato queste persone a partecipare. Faremo sicuramente degli incontri, delle riunioni tematiche inerente a questo, che sarà sicuramente una delle cose che, come Comitato Attivisti Siracusani e con l'aiuto di sponsorizzazioni, porteremo avanti. Ho intenzione di invitare diversi partner a dare il loro contributo, non tanto in termini economici, ma nelle professionalità, perché ci sono tutto un fermento di attività che, comunque, a parte essere portatori di interesse, hanno anche le loro, appunto, professionalità che vogliono investire in questa tematica, che è sicuramente importante, fondamentale nella nostra città, ma sempre più abbandonata a se stessa. Ricorderete le diverse iniziative per cercare di farlo manutenzionare, per far cercare di riqualificarlo. Qualcosa è stato fatto, qualcosa no, qualcosa è stata fatta male. Sembra sempre un qualcosa che dà fastidio parlarne. Io ieri, durante la mia visita al cimitero, devo essere sincero, specialmente all'ingresso, mi sono sentito osservato, probabilmente qualcuno mi avrà riconosciuto, non lo so, qualcosa fosse da fastidio, io non ne ho idea, però vedremo. Ok, io me ne vado al lavoro. Oggi giornata molto calda, molto impegnativa da un punto di vista lavorativo. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao.